Ciao e benvenuti alla sezione 2 della lezione numero 4. In questa sezione impariamo a presentare qualcuno, a presentare una persona. Diciamo, questo è Paolo, un mio amico italiano. Questo è Paolo. Questo è Paolo. Per presentare qualcuno, diciamo, questo è Paolo o questa è Maria o questa è Ann. Ripetiamo. Per presentare qualcuno, diciamo, questo è maschile, questo è Paolo, oppure femminile, questa è Ann, oppure diciamo, ti presento Ann, ti presento Paolo, ti presento Ann o questa è Ann, ti presento Paolo o questo è Paolo. Quindi diciamo, ti presento Ann o ti presento Paolo e diciamo ti più verbo presentare alla prima persona, io presento, più il nome Ann, Paolo, ti presento Ann, ti presento Paolo. Oppure diciamo questo è Paolo, questo più verbo essere alla terza persona, lui, questo è Paolo, nome proprio maschile, Paolo. Oppure diciamo questa è Ann, questa più verbo essere alla terza persona è più nome proprio femminile. Ann, Maria, Giulia, questa è Giulia. O diciamo anche lui si chiama Paolo o lei si chiama Ann. Verbo chiamarsi. Lui si chiama Paolo, lei si chiama Ann. O diciamo, lui è Paolo e lei è Ann. Lui è Paolo, lei è Ann. Questo è il verbo essere. Verbo essere. Vediamo la coniugazione del verbo essere. Io sono, tu sei, lui o lei è. Io sono Licia. Tu sei Paolo, lei è Ann, per esempio. Quindi io sono, tu sei, lui o lei è. Vediamo il plurale. Noi siamo, voi siete,
e loro sono, noi siamo, voi siete, loro sono. Vediamo degli esempi. Lui è Paolo. Lei è Ann. Paolo è italiano. Ann è francese. Lui è italiano. Lei è francese. Lui è di Napoli e lei è di Parigi. Paolo e Ann sono amici. Loro sono amici. Paolo e Ann sono amici. O loro sono amici. Quindi diciamo, questo è Paolo, un mio amico italiano. Lui è di Napoli. Questa è Ann, una ragazza francese. Lei è di Parigi. Osserviamo. Amica italiana, amica francese. Amico italiano, amico francese. Amica italiana e amica francese, femminile. E amico italiano e amico francese, maschile. Vediamo. Vediamo gli aggettivi con i nomi al singolare. Pablo è un ragazzo spagnolo. Maria è una ragazza spagnola. Antonio è un ragazzo italiano. Carla è una ragazza italiana. Osserva. Ragazzo spagnolo, ragazza spagnola. Ragazzo italiano, ragazza italiana. Maschile singolare o femminile singolare a. Vediamo gli aggettivi con i nomi singolare e plurale maschile. Vediamo degli esempi. Pablo è un ragazzo spagnolo. Pablo e Lucas sono due ragazzi spagnoli. Antonio è un ragazzo italiano. Antonio e Matteo sono due ragazzi italiani. Quindi ragazzo spagnolo singolare. Ragazzi spagnoli plurale. Maschile singolare o maschile plurale i. Vediamo gli aggettivi con i nomi singolare e plurale femminile. Maria è una ragazza spagnola. Maria e Pilar sono due ragazze spagnole. Carla è una ragazza italiana. Carla e Giulia sono due ragazze italiane. Quindi ragazza spagnola, ragazze spagnole. Ragazza italiana singolare, ragazze italiane plurale. Quindi femminile singolare a e femminile plurale e.
gli aggettivi con i nomi, il plurale. Pablo e Maria sono due ragazzi spagnoli. Antonio e Giulia sono due ragazzi italiani. Vediamo. Antonio è un ragazzo maschio, maschile. Giulia è una ragazza femmina, femminile. Per il plurale misto maschile e femminile, diciamo i ragazzi italiani. Plurale misto maschile e femminile. Antonio, Giulia, ragazzi italiani. Vediamo altri aggettivi con i nomi al singolare. John è un ragazzo inglese. Kathleen è una ragazza inglese. Lee è un ragazzo cinese. Jean è una ragazza cinese. Quindi, ragazzo inglese, ragazza inglese. Maschile e femminile, singolare e inglese, inglese. Vediamo altri esempi. Gli aggettivi con i nomi al plurale. John è un ragazzo inglese. John e James sono due ragazzi inglesi. Jean è una ragazza cinese. Jean e Shu sono due ragazze cinesi. Quindi maschile e femminile singolare e inglese, inglese, maschile, femminile singolare e maschile e femminile plurale i ragazzi inglesi, ragazze cinesi. Quindi inglesi, cinesi, maschile e femminile, plurale. Vediamo altri esempi. Aggettivi con i nomi, plurale. John e Mary sono due ragazzi inglesi. Lee e Shu sono due ragazzi cinesi. Quindi John è un ragazzo, Mary è una ragazza. Ma diciamo ragazzi inglesi, quindi plurale misto maschile e femminile e i ragazzi inglesi. Bene, la sezione numero 2 finisce qui. Ora fai gli esercizi di questa sezione sulla piattaforma. Fai gli esercizi 4.2 e noi ci vediamo tra poco. Ciao!